da quando ero piccola non ho mai amato molto il pugilato. Per me era una cosa davvero fuori dal comune, dire un giorno salgo sul ring e mi metto a combattere, per me era proprio no. Invece casualmente ho iniziato a farlo e mi è piaciuto anche parecchio. Mi chiamo Nucio Sava Pamela Malvina, ho 29 anni, sono originaria del Camerun, sono un'infermiera all'ospedale maggiore di Bologna e oltre alla mia professione faccio anche box, sono l'ex campionessa dei 64 kg del 2021. L'ho sempre considerato molto un pezzo di carta, fino a quando ero piccola. È quando cresci che ti rendi conto che cavolo, quel pezzo di carta lì mi serve per fare determinate cose. Io mi sento al 100% italiana, solo nella vita pratica di tutti i giorni mi rendo conto che alcune porte mi sono chiuse perché non ho quel pezzo di carta lì. Il pugilato per me ha rappresentato davvero una rinascita perché sul ring ho scoperto davvero chi ero e come, tra virgolette, raggiungere i miei obiettivi. Perché nel pugilato devi porre degli obiettivi, anche piccoli che siano. Ho sempre vissuto la mia vita dicendo vabbè, quello che viene, viene, non mi devo obbligare a fare niente. Invece adesso dico ok, ci devo mettere d'impegno e farlo. Le attività proposte c'era anche il pugilato. Step dopo step sono arrivata ai campionati italiani. Sto affrontando questa nuova avventura dei pro e non avere la cittadinanza vuol dire anche in questo caso che il mio percorso verrà rallentato. Non so, se un giorno vorreste attentare al titolo nazionale non potrei farlo, quindi vuol dire che anche questo mi preclude il titolo europeo, me la rende un po' difficile. In Italia purtroppo la burocrazia è molto lunga e molto tortuosa per avere la cittadinanza. Ci sto provando ancora e il fatto di non avere la cittadinanza naturalmente ti chiude parecchie porte, come per esempio il fatto di non poter votare. Quasi 30 anni non ho mai votato in vita mia. Ricordo che quando ero alle superiori alcune gite, come per esempio andare in Inghilterra, che era una cosa comune fare, non sono riuscita a farla perché non avevo la cittadinanza e per accedere all'Inghilterra ci voleva visto su visto e la burocrazia era molto lunga. Mi fa sentire abbastanza frustrata, però spero prima o poi di avercela la cittadinanza. Penso che fare l'infermiera ed essere una pugile, tra virgolette, si somigliano molto. Io lavoro in pronto soccorso poi. Forse è brutto dirlo, molto spesso sembra un campo di battaglia perché le persone arrivano nel momento, diciamo, più difficile della loro vita, non sanno che cosa hanno e si immaginano sempre il peggio. Ed è più o meno la stessa cosa quando salgo io sul ring, che sono spaventata, non conosco l'avversaria qua davanti, non so bene che cosa fare, quindi un pugno oppure una parola detta bene al paziente può cambiare le cose. È sempre il sapersi adeguare, tra virgolette, alla persona qua davanti. Quando sono in ospedale tratto i pazienti in base alla persona qua davanti, cercando sempre di pensare che possa esserci un mondo dietro a quella persona lì. Allo stesso tempo, quando sono sul ring, uno, non sottovaluto mai il mio avversario, due, immagino che lui possa saper fare di tutto e di più e quindi ce la metto sempre tutta, insomma. Mi veniva richiesto il casellario giudiziario. Io me ne sono andata dal Camerun quando avevo 8 anni, non so quali crimini potessi aver commesso in Camerun. Io chiederei, per le persone che magari hanno avuto un'intera vita in Italia, che lavorano, pagano le tasse, vivono ormai da secoli in Italia, di snellire la cosa. Moltissime persone, a meno che tu non sia una persona strafamosa o un calciatore strapagato, il 99% di quelli che presentano la domanda molto spesso devono aspettare degli anni. E quindi io spero che l'Italia, ma anche per il bene dell'Italia, riesca un po' a snellire, diciamo, questa burocrazia così contorta in maniera che più persone possano avere la cittadinanza in brevi tempi.